Benvenuto all'assessore Marzano, presente in aula. Prego, assessore, per l'illustrazione. L'assessora, va bene. L'assessora Marzano, presente in aula. E, prego, assessore, per l'illustrazione della delibera. Assessora, per 15 minuti ne ha facoltà. Grazie, impareremo sicuramente, non ne sono sicura. Grazie davvero. Giusto due parole per raccontare che cosa l'assessorato Roma Semplice ha fatto finora, giusto per informare, che può essere comunque una buona premessa per parlare di questa nuova delibera. A partire dall'agenda digitale che avevamo messo nelle linee programmatiche, che abbiamo fatto in maniera concertata e partecipata con le associazioni, con i municipi, con i consiglieri, con le imprese, e ovviamente poi anche stata online per un mese, quindi chiunque, devo dire chiunque al mondo, essendo internet non soltanto locale, ma chiunque ha potuto partecipare, aggiungere, emendare, correggere, quindi in maniera partecipata poi è stata approvata a fine febbraio in giunta. Dopodiché nel mese delle STEM, che sta per Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica, l'acronimo inglese, che partiva dall'8 marzo all'8 aprile, abbiamo fatto una consultazione per la declinazione dell'agenda digitale in ottica di genere. Abbiamo poi adottato il sistema pubblico di identità digitale con un anno di anticipo rispetto alle scadenze, perché l'abbiamo fatto a dicembre dell'anno scorso e l'obbligo scade a dicembre di quest'anno, quindi la nostra amministrazione è in grado di offrire il sistema pubblico di identità digitale ai cittadini che vogliono aderire, ma soprattutto possono fruire di quasi 70 servizi online. Siamo il comune che in assoluto ha più servizi online in questo momento. Stiamo lavorando, è quasi pronta, è questione di poche settimane, anche la nuova infrastruttura cartografica, che sarà uno strumento anche questo sia di informazione, quindi come informazione e trasparenza, e come trasparenza dà lo spazio e l'apertura anche alla partecipazione. Quindi arrivo a descrivervi quanto stiamo discutendo. Lo Statuto di Roma Capitale all'articolo 12 prevede esplicitamente la valorizzazione delle realtà associative che operano in città e la collaborazione delle stesse alle attività e ai servizi pubblici capitolini, anche attraverso la costituzione di organi consultivi e propositivi, ed è su questo che stiamo discutendo oggi. In modo complementare, il regolamento per gli istituti di partecipazione, che è approvato dal 94 con le successive modifiche, disciplina l'organizzazione dei forum pubblici quale strumento di consultazione della cittadinanza su tematiche particolari. E in ragione del succitato regolamento, ma anche ovviamente e soprattutto in coerenza con le linee programmatiche che abbiamo approvato in quest'Aula all'inizio della consiliatura, dove sono esplicitate le parole partecipazione e collaborazione come pilastri del nostro intervento politico, vogliamo avvalerci quindi di questo istituto partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, le problematiche dell'innovazione digitale di Roma Capitale, ma anche il monitoraggio che ne consegue, il monitoraggio della città che abbiamo intrapreso, e la modernizzazione. Le aree tematiche, i tavoli, i laboratori tematici su cui interverremo sono fondamentalmente quattro: l'open government, che si declina con le parole dell'open government, ovvero trasparenza, collaborazione, partecipazione, accountability; le competenze digitali, senza le quali ovviamente, già che ci sono, approfitto di un altro passo che abbiamo fatto con questa con questo assessorato, che sono i punti Roma Facile. Forse non tutti sanno che un romano su quattro non è mai stato in rete, un italiano su quattro non è mai stato in internet, mai. E non possiamo far finta di escludere 700.000 persone circa del nostro territorio, quindi abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato i punti Roma Facile, dei punti sul territorio, nelle biblioteche, nei municipi, negli uffici relazioni col pubblico, nei centri anziani, ma ne faremo ancora, entro giugno copriamo tutti e 15 municipi, dove io che voglio poter iscrivere mio figlio a scuola ma non ne ho le competenze, le capacità, si fa solo online, posso andare e trovo qualcuno che mi aiuta a farlo. Mi aiuterà una volta, due, tre, è uno strumento anche proprio per diminuire questo divario digitale che c'è purtroppo anche. E attenzione, quando dico uno su quattro non si parla dell'anziano e del nonnetto come uno siamo aspettati erroneamente a credere, ma tra i 15 e i 70 anni. Quindi potrebbe anche essere il diciottenne che deve accedere al bonus scuola e non è capace perché non sa
mettere in piedi il proprio SPID, il proprio sistema pubblico di identità digitale. Quindi questi punti Roma Facile, che è un acronimo, abbiamo chiamato PROF, giusto per semplificarlo, servono esattamente a questo, a permettere al cittadino di poter fruire dei servizi online, perché ce li abbiamo per fortuna, anche se non è in grado di farlo da solo. Quindi competenze digitali, parlavo dei quattro laboratori tematici, gli altri due sono l'agenda digitale, con ovviamente servizi digitali, semplificazione dei processi interni dell'amministrazione, connettività e smart city. Chi può aderire a questo forum? Associazioni, fondazioni che operano sul territorio di Roma Capitale anche se hanno la sede fisicamente altrove, purché abbiano ovviamente come scopo sociale la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività che concernano l'innovazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Possono partecipare ovviamente anche singoli cittadini che o per competenza professionale o per interesse personale intendano comunque dare il proprio contributo sempre su queste tematiche. Il forum poi deve essere uno strumento a disposizione, secondo noi, sia degli assessorati che ovviamente delle commissioni capitoline, ma dei municipi, ogni qualvolta abbiano voglia, necessità di attivare un processo di partecipazione relativo al loro intervento, purché abbia a che fare ovviamente sulle tematiche del digitale. Quindi il forum sarà un luogo di analisi, uno spazio di discussione sullo stato di avanzamento delle iniziative in materia di innovazione che coinvolgono il territorio di Roma Capitale, ma anche e soprattutto, secondo me, una elaborazione collaborativa di proposte, perché crediamo fortemente che possiamo fare qualcosa di meglio solo se lo facciamo insieme e la città ha tante competenze, tanta voglia anche di partecipare, e questo è lo strumento che noi vogliamo, uno dei primi strumenti, non sarà l'unico, che vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza per partecipare e collaborare. Grazie per ora, io sono a disposizione per domande ovviamente.